me ne accorgo di colpo ed è smarrimento, un tramonto senza rondini, quando ancora sembra estate. Il sole è giunto al campanile dell'orologio nel suo cammino verso l'inverno e per alcuni secondi resta incorniciato nella monofora da cui partono i rintocchi che segnano le ore. Insieme al sole all'orizzonte si chiude il sipario sugli spartiti d'estate. Siete partite senza aver avuto il tempo di salutarvi. Quali cieli andrete ad allietare con i vostri gridi? Quali temporali annuncerete volando bassissime? La migrazione delle rondini è a ciclo continuo e su lunghe distanze. Vivono in Africa centrale e meridionale da metà ottobre a metà marzo. Giungono qui in primavera dopo un viaggio estenuante ed è festa. Arrivano, non stanno più nella pelle. Formano gruppi che volano di giorno e si ritrovano la sera per dormire. Volano come cieche, guidate da qualcosa che è ancora un mistero. Esse sfrecciano nelle sere d'estate, staccandosi dai campanili e tornandovi, riempiendo di gridi l'aria. Il nostro centro storico ne è pieno, le crepe, gli anfratti, i tetti, i buchi nei muri sono luoghi per nidificare. Le nuove architetture dovrebbero tener conto di questo aspetto, progettando spazi per loro, veri asili accoglienti. Servirebbe tutelare queste girandole del mondo, queste padrone del cielo caldo, di belle stagioni, che sfrecciano veloci come saette nell'aria tiepida. Dopo aver volato nei cieli di due continenti, percorrendo quasi 10.000 chilometri, si trovano spesso davanti una brutta sorpresa. I loro nidi sono stati coperti dalle reti o una casa ha lasciato il posto ad un nuovo palazzo senza memoria storica. Occupiamo ogni giorno più spazio fisico noi uomini, riducendo le zone naturali a disposizione della flora e della fauna. Il riscaldamento globale del pianeta poi sta allargando i deserti verso sud, quindi raggiungere i luoghi dove svernare è sempre più faticoso. Ogni anno le rondini distruttrici di insetti sono sempre meno, un dramma ambientale da ascrivere al genere umano. Gli uccelli migratori connettono persone, ecosistemi e nazioni. Sono simboli di pace e di un pianeta unito. I loro epici viaggi ispirano persone di tutte le età in tutto il mondo. Ora siete in viaggio, compagni di stagioni. Saprò aspettare un'altra primavera. Aprirò varchi e li addobberò con lenzuola per assicurarvi un giaciglio su cui generare nuova prole. Buona estate perenne a voi che cercate il caldo a cavallo dei continenti.